chi viene alla Sagra Polentara ormai sa che la Betola è un'istituzione formata da un gruppo di ragazzi qui di San Costanzo. Riccardo, ci spieghi un pochino com'è nata questa iniziativa, ma poi questo luogo, insomma. La Betola è nata tra sollazzo e brio da un'idea di un gruppo di giovani, di me, Cristian, Filippo, poi c'era Ivan, Giulio, Celle, chi c'era? William, i primi ideatori, Yogi, Pedro, e si è voluto dare qualcosa in più all'interno della festa, cioè creare uno spazio giovani per i giovani, perché oltre alla polenta per i giovani ci voleva qualcosa in più. E allora abbiamo detto: perché non vogliamo fare qualcosa, uno spazio giovanile? Cosa? E abbiamo pensato: guarda che anticamente c'era una osteria a San Costanzo che si chiamava La Bettola, in Viale Mazzini, e allora abbiamo detto: riproponiamo la Bettola di Viale Mazzini in chiave attuale, gestita da noi giovani. E poi cosa facciamo? L'osteria ovviamente offre il vino, e oltre al vino abbiamo pensato di offrire gratuitamente delle bruschette però belle calzate, belle agliate, cioè con l'aglio. Il vino invece è locale, vero? Il vino è locale, prendiamo sempre vini delle aziende locali, quest'anno Brucia, altrimenti gli altri anni anche Guerrieri, comunque vini del territorio locale. Sì. E la musica cosa? La musica, ecco sì, perché tra i giovani si beve, si mangia, si suona, si balla e si va oltre dopo, per chi può e chi ce la fa. Ecco. E soprattutto la musica, accompagnati dal grande famoso DJ Rallo, ormai conosciuto in tutta la Riviera e oltre, perché è arrivato anche a Milano, è arrivato anche all'estero, eccetera. E soprattutto diamo l'occasione anche ai gruppi giovanili di poter suonare all'interno della Bettola. Vabbè, quindi è un'occasione per tutti di far festa, allegria e divertimento. Quindi siete per sia nell'edizione invernale che quella estiva, vero? Quella estiva, poi oltre, diciamo, locale Bettola, c'è anche il ristorantino, perché ovviamente d'estate c'è la possibilità di avere più spazi, di stare all'aperto, e apriamo, diamo la possibilità di vedere oltre la Piazza del Castello anche altri luoghi, come ad esempio il Borghetto. Quindi quel luogo, la piazzetta del Borghetto, con la cucina dell'ex teatrino parrocchiale ormai ristrutturato, diventa un luogo spazio giovani più ampliato. Piazza del Borghetto che diventa un palco per l'orchestra, per i gruppi musicali, l'osteria e il ristorantino. E del 5 aprile? Del 5 aprile, sì. C'è questa idea per invogliare i ragazzi di iscriversi e tesserarsi alla Proloco. Siccome l'osteria si chiama La Bettola, allora, idea di Cristian, della Sara e della Roberta, come chiamare questa festa a tema? La Bettola, la Brettola, ovvero i ragazzi dovranno partecipare a questa festa indossando un cappello originale, il cappello più originale verrà premiato, e l'ingresso di questa festa copre il costo dell'iscrizione alla tessera del Proloco, e in più ci sarà da mangiare e da bere. Quindi con 15 euro iscrizione alla Proloco e cena e divertimento con la festa della Brettola. Bene. Al miglior cappello più creativo e più divertente. Bene, grazie allora, buon divertimento. Ciao.